Ehi la ciurma e benvenuti in questa recensione. Oggi parleremo di BattleTech, il nuovo gioco di Harebrained Schemes e Paradox Interactive. Harebrained Schemes, dopo il grande successo che ha avuto con tutta la saga di Shadowrun, ora si cimenta in un futuro assai più remoto con combattimenti tra mech. Il gioco è un gioco strategico dove ci troveremo a controllare una banda di mercenari in giro per la galassia ed accettare contratti per i più disparati acquirenti. Controlleremo durante queste missioni da 1 a 4 mech che potremo personalizzare completamente, a partire dall'armamento ai sistemi di raffreddamento, ai jet per muoverci liberamente all'interno dello scenario e davvero tante componenti differenti. Questi mech in più avranno tutti degli stili diversi, ci saranno dei mech più leggeri, adibiti a dei compiti molto veloci che richiedono grandi spostamenti e rapidità, dei mech più pesanti che sono davvero molto lenti ma con armamenti e difese davvero imponenti. Sulla nostra navicella andremo quindi a visitare i vari pianeti di un sistema galattico in grande crisi. Dopo un periodo d'oro dove tutti i sistemi erano uniti insieme sotto un unico governo, siamo in un sistema molto frammentato, molto in guerra tra le diverse fazioni e infatti avremo anche una sorta di reputazione per ogni fazione. Potremo avvicinarci di più a una fazione rispetto che all'altra, ma avremo comunque una trama principale. La trama principale, senza fare troppi spoiler, ci vede al seguito di una principessa spodestata che richiederà il nostro aiuto per tornare al potere. Il gioco stesso spoilerà tutto con il trailer introduttivo, con l'introduzione, la cutscene iniziale, quindi non vi ho detto particolarmente niente di significativo dal punto di vista della trama. Però appunto, oltre a seguire la quest principale, avremo la possibilità di accettare dei contratti da parte delle varie fazioni per fare dei soldi in più o raccogliere dei pezzi da montare sui nostri mech per progredire, oppure semplicemente fare esperienza e migliorare le nostre relazioni con le varie fazioni. Il gioco, io l'ho trovato davvero molto interessante ma anche punitivo. Se avete potuto vedere le mie precedenti live, avrete notato che effettivamente è molto facile compiere una mossa sbagliata oppure avere particolare sfortuna e quindi un colpo nemico colpisce proprio la sezione dove è presente il pilota e muore il pilota e quindi questo causa davvero grandi difficoltà, perché soprattutto all'inizio abbiamo dei fondi molto limitati e pochi armamenti. Di conseguenza, avere dei danni pesanti su un mech oppure avere un pilota morto nelle prime fasi del gioco possono davvero complicare la situazione e portare verso una bancarotta. Bancarotta che tra l'altro è l'unico modo per perdere il gioco. Il protagonista non muore, da quanto hanno detto gli sviluppatori, al massimo può essere costretto in infermeria per una quantità immensa di giorni, ma è impossibile perdere, arrivare a un game over per quanto riguarda la morte del protagonista, ma solo per bancarotta. Ogni mese infatti dovremo andare ad affrontare quello che sono le spese sia finanziarie per i prestiti in banca, con cui ci troviamo a che fare cioè all'inizio del gioco, all'inizio della trama, sia i soldi per il mantenimento in attività dei mech che utilizziamo, sia gli stipendi per i guerrieri che abbiamo, che pilotano questi mech. Io mi sono divertito. Non ho ancora finito il gioco perché, da quanto hanno detto gli sviluppatori, il gioco richiede una durata molto a grandi linee tra le 40 e le 100 ore, anche molto influenzato da quanto andremo ad effettuare delle side quest o quanto ci concentreremo solo sulla main quest, perché hanno parlato di 17 missioni principali e tutte le altre sono facoltative, però non potremo fare sempre solo la missione principale, ma dovremo grindare un po', farci un po' di esperienza e certe volte non sarà subito sbloccata la missione principale successiva a quella fatta. In più, dipende anche molto da quanto siamo abili con il genere. Io, per esempio, all'inizio ho dovuto ricominciare la partita perché il tutorial è ben fatto all'inizio, ma molte cose bisogna impararle sulla nostra pelle. Come un po' tutti gli strategici, ha bisogno di
molta conoscenza di come si muovono le unità nemiche, di come possono attaccarti, di come puoi esporti o non esporti per cercare di avere sotto controllo la situazione e di non perdere brutalmente nello scontro. Gli sviluppatori hanno detto che loro, diciamo, non rushando, però comunque conoscendo molto bene il gioco, ci mettono una trentina d'ore, quindi appunto per quello hanno stimato una durata tra le 40 e le 100 ore, che è una durata davvero molto interessante. In più, le missioni, per quanto siano spesso simili, perché le modalità non sono tantissime, si tratta di battaglie in cui dovremo distruggere tutte le unità presenti nella mappa, di occupare delle zone di edifici dove appunto dovremo distruggere la guarnigione e andare a presidiare il posto, oppure delle difese in cui dovremo mantenere il controllo di una posizione per tot turni, degli assassini in cui dovremo uccidere in particolare un mech, quindi si può fare anche in volata, andare a distruggere quello e poi scappare senza occuparci di tutte le altre unità presenti sulla mappa, e altre missioni, diciamo, molto simili. Queste si ripercuotono, poi aumenta la difficoltà, quindi aumenteranno anche i mech diversi, le mappe cambieranno, ci saranno degli elementi più ostili o meno, saremo in pianeti in cui la dispersione di calore è maggiore, la dispersione di calore è minore, e quindi questo influenzerà molto. E ho notato che non diventa poi particolarmente ripetitivo. Io l'ho giocato una 25-30 ore per adesso e non ho trovato ripetitività nel fare le missioni, perché ogni volta comunque stimola la mente, un po' come una partita a scacchi. Ogni partita a scacchi è nuova, è diversa, e quindi non si sente la ripetitività. E in più ogni tanto vengono alternate con le missioni della quest principale, che sono uniche e ben studiate, e quindi vanno ad aggiungere qualcosa di intrigante. Parliamo dei punti un pochettino che mi lasciano perplesso. Allora, innanzitutto c'è un'ottimizzazione che in alcuni momenti non è perfetta. Io l'ho giocato sia sul mio computer fisso che sul mio computer portatile. Sul mio computer portatile ho notato dei cali importanti di frame, soprattutto in alcune cutscene, e ho notato alcuni cali di frame anche sul mio fisso, molto meno significativi, però comunque sono presenti. Gli sviluppatori lo sanno, stanno lavorando sull'ottimizzazione anche adesso, mentre vi sto parlando, e spero che la situazione cambi un po'. Graficamente parlando, devo dire che la grafica è medio-bassa, ecco, perché partendo da un presupposto di gioco di miniature, ecco, da cui parte, prende lo spunto il videogioco, abbiamo una grafica un po' più abbozzata, in cui appunto anche gli alberi o gli elementi, gli edifici, i mech stessi, non sono con delle caratteristiche molto accentuate, molto precise, ecco, non sono molto dettagliati, ma comunque non fa male. All'inizio mi ha un po' colpito, però effettivamente secondo me rientra nel genere, ci può stare quel tipo di grafica, per quanto non sia una grafica bellissima. Altra cosa che ho trovato un pochettino negativa è la telecamera. Allora, una cosa molto interessante è che in alcune fasi, come per esempio nello spostamento di tutta la unità dei mech quando non siamo in combattimento, oppure quando attacchiamo, ci saranno delle cinematic per andare a mostrare in modo più interessante, più intrigante il momento dell'azione, il clou dell'azione. Queste cinematic sono molto carine perché ci immedesimano di più in quello che sta succedendo, distaccandoci dalla visuale dall'alto e portandoci invece con una telecamera alle spalle del mech. Certe volte la telecamera non è ben gestita, cioè certe volte quando andiamo ad attaccare per esempio un nemico che è nascosto dietro un edificio, oppure abbiamo il mech che è parzialmente coperto da una roccia, la telecamera si glitcha un po', oppure viene coperta e non vediamo neanche bene che cosa succede. Certe volte è un problema perché capita anche quando subiamo degli attacchi noi, quindi non capiamo bene come ci hanno colpito, con che cosa ci hanno colpito, perché ci hanno fatto quel tipo di danno. E questa è una componente che sarebbe da risolvere.
BattleTech ha anche una componente multiplayer che ho avuto modo di provare assai poco, perché appunto finora il gioco non era ancora uscito ufficialmente, quindi l'ho vista davvero di sfuggita da streaming di altri giocatori inglesi o americani. Però sembra davvero molto interessante questa, anche per aggiungere longevità al titolo, già di per sé parecchio longevo. I caricamenti non sono particolarmente fulminei, ma devo dire che io l'ho giocato senza SSD, potrebbe essere che con delle configurazioni migliori la situazione cambi drasticamente. Dopo un po' non si fanno troppo sentire, però comunque sono leggermente più lenti della media dei videogiochi. Un'altra cosa che è degna di nota è la colonna sonora, che accompagna degnamente il titolo. Non è una colonna sonora d'eccezione, però è una colonna sonora del tutto dignitosa, tra l'altro di una durata totale di più di 3 ore, per cui è davvero un buon lavoro che è stato fatto. Anche per il voice acting ho trovato davvero dei voice performers molto, molto bravi, soprattutto per quelli che doppiano i guerrieri che pilotano i mech, e anche il sonoro in generale è stato apprezzabile. BattleTech lo trovate su Steam, disponibile al momento per Windows e Mac, al prezzo di 40 euro. Io vi consiglio BattleTech, dipende molto. Dipende molto. Allora, uno, si tratta comunque di una cifra importante, 40 euro, non sono 70 euro, però comunque 40 euro inizia a essere una cifra importante, non sono 14 euro del gioco indie. E secondo me potete godervi bene il titolo se siete degli amanti del genere di strategico proprio con i mech, e in più se avete voglia di mettervi davvero in gioco per imparare a capire come funziona realmente il gameplay e come sono le strategie, quali sono le strategie da utilizzare. Questo perché appunto potrebbe essere frustrante per un giocatore un po' novellino, un po' non adatto a questi tipi di strategia abbastanza spinti, e potrebbe essere davvero pesante il ricevere sempre sconfitte nelle battaglie. Detto questo, io mi sento di aver detto tutto su BattleTech, magari ne parleremo ancora in futuro, non lo so, quando arriverò verso la conclusione del titolo. Intanto volevo presentarvelo così al giorno del Day One, e io vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao!